Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Allora, ho visto che vi è piaciuto molto il primo video su Bari di Black Ops 2, quello della mappa zombie e del nuovo pacchetto Vengeance ovviamente, e quindi volevo riproporvelo, questa volta un pochettino più dettagliato, visto che comunque sia l'ho esplorata per bene la mappa e ho scoperto un pochettino di un po' di tutto, ragazzi. Quindi cercherò di fare il più veloce possibile e di farvi vedere più cose possibile. Quindi partiamo subito a via partita. Ovviamente gioco sempre in singolo, spero di sopravvivere, spero di farcela. A via partita. Allora, comincerà subito ovviamente, perché sono io l'host, e cercherò di eliminare il filmato, cioè ovviamente ve lo taglierò direttamente per toglierlo, perché sicuramente nella prima parte l'avrete visto. E niente, partiamo subito. Eccoci, allora partiamo subito, ragazzi, facciamo un pochettino di kill. Allora, mettiamoci bene. Siamo venuti fin qua per un buco per terra? No, ovviamente, scusate ragazzi, devo sentire invece. Allora, vediamo subito, uno zombetto qui. Chiudile! Vieni, vieni qui. Ok, facciamoci un po' di punti, ragazzi. Vi faccio vedere anche un pochettino di obiettivi che potreste fare semplicemente, cioè, con una facilità allucinante, raga. Vi faccio vedere ovviamente il bug, come farlo, perché ovviamente sono diventato bravo anche a usare il bug. Che fastidio questa cazzo di voce, ragazzi, veramente uno strillo sembra. Fastidiosissimo. Ok, tutti i zombie sono lì, ero certo, quindi. Ok, uno. Due. Un, due, tre. Perfetto, il primo round è andato, ragazzi. Allora, lo vedete lì sopra? Dobbiamo prenderlo. E quindi ci vuole un pochettino di tempo. Dobbiamo farci 2000 punti e saltare lì sopra e prenderlo. Quello è un obiettivo. Non solo prenderlo, ragazzi, dobbiamo andare nel labirinto e potenziarlo nel pack a punch. Ok, allora stiamo arrivando. Pam, perfetto, due abbiamo cercati, raga. Tre. A brucia zombie, raga. Cerchiamo di prenderlo ora, guardate. Dovete fare un salto da qui, guardate. Ok, ce l'ho fatta, prendetelo al volo. Ole, preso, ragazzi, eccole le sat. E questo è fatto. Poi dovete, questi punti interrogativi sono per dovete prendere le armi disegnate qui, prenderle, la sagoma, disegnarla, vedete, disegno in corso. La disegnate e vi dà 1000 punti, in modo così potete utilizzarli per qualsiasi cosa, tipo questo. Quick revive, ragazzi, prendetevelo sempre se siete in single player. Bomba grande. Nuketown. La nuke, raga. Allora, adesso non mi ricordo male, forse devo andare qui. Sì, perfetto. Andiamo subito a attivare l'elettricità, ricordatevi il percorso a destra. Aprite qui. Andate qui, girate qui ovviamente. Ole, attenti a questi buchi, ragazzi, perché ci cadete. Dovete farvi un altro percorso, cioè dovete allungare un secolo il percorso. Ovviamente è stata una bestia. Scendete qui giù, ragazzi, caricato ovviamente. Vedete altre sagome qui, ci sono altri punti da disegnare. Saltate qui sopra, andate qui e attivate l'elettricità. Subito attivare l'elettricità, perché? Così potete prendere la speed coa, potete prendervi il Juggernaut, che magari vi servono tantissimo. Allora, e poi, ragazzi, dovete sopravvivere qui, per adesso sopravviviamo. Magari sì, possiamo anche, prima di fare la cassa ovviamente, possiamo prendere, aprire il gigantello. Stronzone, avete la chiave. Tu non sembri un non morto. Ok, allora facciamo questi zombie. Apri la cazzo! Ero certo. Pieno carico. Niente, raga, non ce la fa. Non ce la fa! Oh. Un gigante come lui ha paura. Ok. Prendiamo l'alcol, ragazzi, dategli l'alcol e distruggerà tutto quello che volete. Guardate, distrugge questo. Questi muri qui, ragazzi, che magari vi aprono le streghe, eccetera. Allora, un'altra cosa che vi devo dire è che le streghe vi tolgono ogni volta che vi toccano 2000, cioè 2000 punti che avete. Quindi adesso tentiamoci un attimo la cassa, raga, perché ci servono punti. Cioè ci servono la regan almeno.
Ok, perfetto, anche l'altro pistolino è ottimo, porca una merda. Allora, andiamo qui. Io ovviamente sono senza un punto, grande. Non so dove cazzo siano. Ecco. Adesso parte il secondo round, raga. Quindi cerchiamo di sopravvivere. Allora. Ok, perfetto, sono a 100 munizioni. Il gigante se ne va in giro, non mi serve un cazzo. Devo andare qui e resistere un pochino. Perché? Perché così, se mi faccio un bel po' di punti, ragazzi, posso muovermi, posso aiutarvi a, cioè, a farvi vedere come sopravvivere. Adesso dovrebbero arrivare i zombie da qui e da lì. Perfetto, un'altra una cazzata. Headshot, bitch. Ok, il tiro al bersaglio. Si fanno picca bene. Facciamo un bel po' di punti, ragazzi. Di soldi. Di soldi. Ok, 2260 punti. Dobbiamo aprire un bel po' di roba, ragazzi. Hai ancora un braccio? Non sei ti visto? Basta? Allora, abbiamo 2420. Quindi, ragazzi, vi faccio vedere un pochettino cosa aprire. Cerchiamo di spezzare questo stronzo. Ah, questi due, vabbè, la stessa cosa, ragazzi. Facciati una bella granata, pam, perfetto, spezzato. Adesso apriamo qui perché dobbiamo prendere l'alcol per questo coglione. Ok, quindi l'alcol non c'è. Perfetto, ragazzi, l'alcol non c'è. Quindi sicuramente me lo farà comprare. Neanche comprare, raga. Quindi non lo so. Boh, vabbè, comunque sia, ragazzi, se non c'è l'alcol io devo aprire. Il colosso non può liberarci da questi piccoli bastardi. Allora, proviamo ad andare a vedere nella sua cella se c'è l'alcol, magari c'è. Ok, allora. Fa vedere. Eccolo qui, ragazzi, l'alcol. Allora, prendete l'alcol e utilizzatelo. Prendete l'alcol e lo utilizzate per aprire una porta. Cosa lo usi? Mi servirebbe per questo. Allora, potete utilizzare ad esempio per questo. Vieni, coglione, vieni qui veloce. Cazzo di down, raga. Sembra un mongolo. Vieni qui, girati. Ah, dovete sempre girarlo di schiena, ragazzi. Mai davanti, perché così lui si gira. Quando beve si gira e colpisce gli ostacoli che possono bloccare la strada. Tieni, stronzo. Vai. Ok, perfetto, aperta la porta. Quindi, allora, dobbiamo aprire. Siccome siamo ancora al quarto round, ragazzi. Oh, coglione. Allora, io di solito apro questa porta, ragazzi, aprite questa porta perché ci sono i pezzi per poter costruire la trappola, per poter fare utilizzare il bug, ovviamente. Adesso lo ammazziamo. Sopravviviamo un altro round, ragazzi. Sopravviviamo un altro round, sempre in quel punto. Perché, ragazzi, siamo appena al quarto, con tutto l'estate, ovviamente, spacchiamo il culo a tutti. Adesso non mi ricordo, ragazzi, c'è un modo per tenere ferma la cassa. Adesso ve lo faccio anche vedere. Se non ricordo male, c'è un modo. Ti servirebbe per queste mezze seghe. Facciamo venire gli zombie, facciamoli salire. Venite, dai. Zombie pure esci. Zombie pure, dai, facciamo italiano. Allora. Ok, dai. Mi spappolerò un pezzo alla volta. Dai. Aspettate di vedere il nostro amico. Ok. Ole, vediamo le five. A volte bisogna giocare sporco. Sporchissimo. Ole. Appena mi vedete, dovete correre. Perfetto, allora, carichiamo l'SAT. Ovviamente il gigante se ne va ancora a passeggio. Allora, aia cazzo, che male ste cuffiette così. Prendiamola ancora un po'. Ole, perfetto. Allora, facciamoci un altro round, ragazzi. Speriamo di farcela tranquillamente. Cioè, dovremmo farcela tranquillamente. Scendi giù. Il conto. Cominciano già a correre. Il mio record per ora, ragazzi, è sopravvissuto più o meno sui 31 round, mi sa, 31 o 32.
Ovviamente vedete ragazzi, adesso sono in difficoltà perché devo caricare la mia arma. Ma giustamente, non... Fanculo, ho perso anche il 2 per. Quindi andiamo qui. Dai e corri, bravi. Sei un bravi, po'. Munizioni, grande. Invoco il sacro. Come devo spezzarlo, tanto? Delle munizioni gratis. Ci puoi contare, le munizioni gratis sono le più importanti, raga. Perché veramente senza munizioni non non potete sopravvivere per niente. Questo aiuterà a calmarmi. Grande zio. Allora, andiamo, andiamo, andiamo. Allora, ho aperto questa porta. Ho spaccato il coso qui. Perfetto. Possiamo aprire questa porta. Dovrebbero essere i dolciumi, ragazzi, non ricordo male. Adesso vi faccio vedere cosa potete come potete utilizzare i dolciumi. Ovviamente non so dove cazzo sia. Allora, non si sa neanche dove cazzo siano questi stronzi. Vabbè, sento il rumore di finestre da aprire. Vieni, 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 dai! Ah, eccoli, raga. Chiudile! Dai, ma stiamo scherzando. Si è ricordato di avere un appuntamento? E muori, cazzo! Ok, lo spettato l'abbiamo, ragazzi. Adesso vi faccio vedere. Dov'è il gigante? No! No, si è chiuso dentro. Che palle! Ehi, forse è meglio questo. Vieni, stronzo, esci fuori dalla gabbia. Ah, sapete che si chiude ogni tanto? Non so perché. Se lo sparate, tipo... Dai, cosa vuoi tu? Allora ragazzi, prendete l'alcol. Lo fate venire qui lo stronzone. Ma bello, gli occhi sono spenti, non so se avete visto lo zombie. Che cazzo era? Una on off, versione lampadina. Spacca tutto, zio, vai, grande. Prendetevi il Juggernaut subito perché è la cosa più utile in questo momento. Bravo amico. Fate un bel giro veloce, andate verso il candy shop, che sarebbe quello dove vendono le caramelle. E nel negozio candy shop prendete una canzone di 50 Cent, ovviamente. Prendete le caramelle, le vedete? Le prendete, le date al gigante. Vi dovrebbe sbloccare anche un obiettivo se date le caramelle al gigante. Ovviamente le caramelle io in questo caso le utilizzo, le do a lui. Così lui mi tiene in mano questo stronzo. Guardate. Me lo tiene, vedete? Così ho il tempo di fare tutto quello che devo fare. Prendo, devo prendere i pezzi, ragazzi. Bandierina. La bandierina la utilizzate per cosa? Fuori dai coglioni, dai, vieni. Ah, la bandierina la utilizzate ovviamente per costruire la trappola. Adesso vi faccio vedere ovviamente dove sono i pezzi. Avete visto? Il primo pezzo, la bandierina, si trova dentro quel barile. Aprite questa porta che è del tribunale e la costruite in questo tavolo da lavoro. Ovviamente più vicino, così non vi dovete rompere i coglioni. Ah, la bandierina è presa. Dopodiché, dopo la bandierina, prendete e andate qui. Ancora. E dove cazzo è? Prendete questo pezzo, vedete? Questa specie di valvola. Questa valvola la prendete. Cosa? Ah. Ogni tanto si inchiappetta lo zombie, il gigante. Ma vabbè, sicuramente soffre di solitudine. Chi lo sa, ragazzi? Allora, ok, perfetto. Ecco il secondo pezzo, la valvola inserita. Sicuramente non una torta. Dopodiché, andate qui di nuovo, sempre nello stesso punto, ragazzi. Dovete fare ogni volta questa passeggiata, veramente prende i coglioni. Ma che cazzo stai facendo, zio? No, non c'è neanche la mia arma, che strano. Salite qui sopra, salite le scale, ovviamente. Lì abbiamo trovato la valvola, qui abbiamo trovato la bandierina. E andiamo qui su e prendete questo pezzo che dovrebbe essere una specie di... scoprirò a che serve. Tavola di ferro che serve alla fine per saltare, per utilizzare il trampolino. Prendete, ovviamente lo mettete sempre nello stesso punto. Ok, lo costruite qui ovviamente. Mettetelo qui. E siamo quasi alla fine. Allora, manca l'ultimo pezzo, che sarebbe il trampolino. Cioè, il trampolino, una specie di sacchetta d'aria.
che ovviamente dà la spinta. Adesso non mi ricordo. Ovviamente qui, ragazzi, è pieno di pezzi che servono per altre trappole, per altre cose. Eccolo qui, l'ultimo pezzo, vedete? Che cazzo devo farmi? Vedete il pezzo e l'ho montato, l'ultimo pezzo. Ovviamente il gigante sarà qui in mezzo ai coglioni. No, per fortuna. Siccome ti sta arrampicando. Eccolo qui, il gigante. Ah, bello, lo zombie è anche amico adesso del gigante. Si abbracciano per bene, raga. Comunque, finite, mettete l'ultimo pezzo. E costruiamo il trampolino. Eccolo qui, si chiama il vaporizzatore. Prendete il vaporizzatore. Andate qui. Ovviamente questo è in live, ragazzi, non è come l'altra registrata per il bug. Prendete e fate un... E fate una bella cagata, ragazzi. Vedete, questa è una bella cagata. Vieni qui. Poi i coglioni, gigante del cazzo. Gigante del cazzo. No, 990, quindi dopo mi faccio un tentativo di cassa. Piazziamo questa trappola. Ok, ragazzi, vedete, mi sono piazzato bene. Piazzate questa cosa qui, vedete? Dovrebbe essere messa bene, se non sbaglio. Si tende, si tira sulla bandierina, stang. Ed eccoci qui nel bug, vedete? Così almeno abbiamo una possibilità di salvezza. Poi cosa fate? Seconda cosa, andate qui. Dove cazzo è finito il gigante? Ah, eccolo qui, bellino. Ah, passate qui e provate, fate un tentativo di cassa, ovviamente. Perché vi servono armi migliori, magari. Ah, questa è la cosa del tempo, adesso non mi ricordo. Comunque si è presa questa cagatta. Andiamo. E ci fermiamo qui, ovviamente. Questa è la prima puntata, ragazzi, spero vi sia piaciuta, spero che magari la seconda vi piace ancora di più. Io continuerò sempre da questo punto. Sembrerà impossibile, ma continuerò da questo punto qui, vedete? Vedete, SEAM, LSAT e 5-7 doppia. Niente, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Commentate, mettete mi piace, iscrivetevi, ovviamente, se il video vi è piaciuto. Da Cure 93 è tutto, ci vediamo alla seconda puntata. Ciao, raga!